non avere fretta, perché vedi, la fretta crea spreco. Quando siamo di fretta perdiamo attenzione, perdiamo concentrazione, non riusciamo più a stare nel presente, in ciò che effettivamente accade. Tipicamente iniziamo a percepire una asincronia con gli eventi della vita. Nei casi più estremi possiamo arrivare anche per via dell'ansia, della preoccupazione, ad arrivare perfino ad una derealizzazione, dove ci sentiamo completamente sconnessi dalla realtà. Questi sono casi più estremi. Ma molto spesso percepiamo una forma di asincronia con quello che accade nel gruppo di amici, nelle situazioni della vita, negli eventi della vita stessa. Allora, ecco, questo è spesso legato al fatto che abbiamo fretta, che siamo presi altrove, che siamo distanti da noi stessi. Vedi, quando intendo dire noi stessi, intendo dire ciò che almeno percepiamo come noi stessi, anche semplicemente il nostro corpo, il nostro sguardo, i nostri pensieri. Spesso siamo estranei a noi stessi, perché semplicemente andiamo avanti in automatico, senza riuscire a fermarci, ad ascoltarci, ad osservarci, a essere davvero nel qui e ora di ciò che accade. Allora ecco che, presi dal turbinio delle cose da fare, dagli impegni, dalle scadenze, presi dalla fretta, dall'angoscia, allora perdiamo il contatto con noi stessi. E allora, come ti dicevo, iniziamo a sentirci asincroni nelle relazioni, negli affetti, ma anche nella vita quotidiana. E spesso questa asincronia si palesa in maniera evidente, anche con sincronicità al contrario, dove le cose non accadono mai, non se ne infila mai dritta una. Allora ecco, il suggerimento che vorrei invece darti è quello di, invece di accanirti con la realtà esterna, di prendertela, di starci male, è quella di riuscire a girare lo sguardo, anziché guardare all'esterno, guarda all'interno. Perché vedi, per chi conosce se stesso non c'è mai una sincronia. Perché se tu sei in contatto con te stesso, ed essendo che te stesso, il tuo corpo, la tua mente, la tua anima, quello che tu sei, è in contatto con il tutto, se tu sei in contatto con te stesso sarai in contatto anche col tutto che ti circonda, riconoscendone i tempi, i flussi della marea, gli alti e bassi, i cicli lunari, tutto quello che accade è costantemente caratterizzato da cicli. E noi facciamo parte di questi cicli, siamo parte di essi, siamo anche noi un ciclo di vita. Allora ecco, quando siamo in contatto con noi stessi, quando riusciamo a essere in contatto con la realtà e a percepire questi stessi cicli, viviamo in armonia con essa. Prendi anche semplicemente un esempio concreto, il cibo che mangiamo. Noi spesso tendiamo a mangiare, grazie al grande sviluppo, il grande sviluppo di coltivazioni in tutto il mondo e soprattutto grazie allo sviluppo di grandi strumenti di trasporto, noi abbiamo la possibilità oggi di mangiare cibi che provengono da ogni parte del mondo, di mangiare 365 giorni all'anno uno stesso alimento, il melone, l'anguria, le fragole, le mele, proprio perché le facciamo arrivare da tutto il resto del mondo. Però ecco che questo magari non è in linea con i nostri bisogni, tant'è che i suggerimenti che tipicamente vengono dati hanno a che fare con il mangiare cibi di stagione, con il fatto di mangiarli, anzi meglio ancora, vicini alla nostra zona come produzione, proprio perché semplicemente siamo allineati a questo, oltre che per questioni etiche. Allora, il nostro organismo in una certa stagionalità dell'anno preferisce mangiare certi alimenti, perché quegli alimenti nel corso dell'evoluzione del pianeta, dell'essere umano, delle piante, sono ben confacenti a quelle che sono le nostre esigenze. Allora ecco, rispettare questi ritmi, rispettare questi cicli, riuscire ad essere in armonia con essi, ci aiuta a stare meglio.
Questo è solamente un esempio, però vedi il concetto qual è? È quello di riuscire a essere in contatto con ciò che accade, con ciò che è, riuscire a sentire di essere nel flusso stesso della vita, in armonia con essa. Se riusciamo a fare questo, se riusciamo a vivere questa dimensione, a vivere questa dinamica costante della vita, allora naturalmente riusciamo a sentirci sempre più in connessione con il tutto. Allora naturalmente anche quelli che sono degli stop o dei fermi o di qualcosa che accade che cambia un po' i nostri progetti, allora viene visto e vissuto in maniera più naturale, perché abbiamo sviluppato una visione interiore più solida, che semplicemente ci aiuta ad osservare anche le cose che accadono come segnali, che magari ci aiutano a ritrarci oppure ad avanzare. Ecco, questa visione interiore, questa prospettiva può essere davvero di molto aiuto, aiutandoci a non perdere mai effettivamente il controllo, cosa che invece facciamo se veniamo presi dalla fretta, dall'angoscia, dalla preoccupazione, dall'ansia, che dandoci l'illusione di avere maggior controllo, in realtà ce lo toglie. Allora ecco, suggerimento che come sempre poi in realtà mi capita di darti è quello di ritornare a te stesso, di prenderti il tempo di meditare, di ascoltarti, di contemplare la vita, di essere nel flusso della vita, magari anche con tanti impegni e tante attività, ma con presenza, con consapevolezza, riuscendo a mantenere una presenza costante a te stesso, perché più farai questo e più riuscirai a percepire anche la sincronia, la sincronia con tutto ciò che ti circonda, e allora naturalmente riuscirai a vivere sempre meglio la tua vita.